Ben trovati a tutti, buonasera, siamo collegati di nuovo con M9, terzo appuntamento del ciclo dedicato alla stagione della violenza degli anni 70, la stagione della violenza perduta, dell'innocenza perduta, scusate. Siamo collegati, come vedete, con Teresa Frigione Albanese, con Cesare Taliercio e con Alda Vanzan. Siamo in attesa di Adriano Favaro che sta per collegarsi, non abbiate paura. Io sono in veste di ospite come curatore di M9, sono Livio Carrer, vedete il mio nome, e voglio solo, come dire, ringraziare nuovamente chi ha gentilmente partecipa a questa terza iniziativa. Io vi ricordo che il ciclo prevedrà un ultimo poi appuntamento. Il 9 di giugno, La difficile giustizia con Carlo Nordio, Giuseppe Sarti, Maurizio Danese, coordinati da Adriano Favaro, e quell'evento tenteremo di farlo in presenza. Ovviamente bisognerà prenotarsi, sarà obbligatorio prenotarsi per quell'occasione, troverete tutte le informazioni sui canali social di M9. Io ringrazio soprattutto anche il Centro Studi Storici di Mestre e Federmanager Venezia, con cui, come sapete, questo ciclo è organizzato in partnership. Do adesso la parola ad Alda Vanzan, giornalista del Gazzettino, che condurrà questa nostra iniziativa, questa chiacchierata Vittime e Testimoni tra Memoria e Storia. Alda, a lei. Grazie Livio Carrar, buonasera a tutti voi, grazie di partecipare a questa iniziativa del Museo M9 e siamo qui per presentare un libro che si chiama Cronache di Piombo, il terrorismo nel Veneto raccontato dai testimoni di oggi. L'autore è Adriano Favaro, ci raggiungerà a momenti. Adriano Favaro è un giornalista del Gazzettino. Ha lavorato per noi tantissimi anni, per noi nel senso che il mio giornale è stato inviato speciale, caporedattore al Gazzettino per la Cultura del Nord-Est, per questo giornale continua tuttora a scrivere ed è stato per anni il mio capo. Quando io lavoravo in cronaca e lui appunto era capocronista della cronaca di Mestre. Di Adriano ricordo una cosa, quando lui mi disse le cose più nuove, Alda, sono quelle che si possono trovare in archivio. E se si pensa è un paradosso, cioè le cose nuove, come possono essere cose nuove quelle che sono già state pubblicate? Eppure è così. Per chi non le conosce, per chi non ha memoria, per chi non sa, non c'è nulla di più nuovo dell'archivio. E quindi io vi invito, quando voi avrete in mano questo libro, Cronache di Piombo, edizione Nuova Dimensione, di andare non all'inizio, ma di andare alla fine. A noi giovani cronisti, quando consegnavano i comunicati stampa, i capi ci dicevano non leggere le prime righe, vai alla fine, perché alla fine c'è la notizia. Ovviamente nei libri non è così, i libri vanno letti tutti, dalla prefazione al glossario fino alla fine. Però in questo caso io vi invito di cominciare un po' dalla fine. Andate a pagina 193. La mappa del terrore a nord-est comincia ai tempi che sembra quasi preistorico, il 1972, 31 maggio, tra pochissimo. Peteano di Sagredo, Gorizia. Carabinieri ispezionano, dopo una chiamata telefonica, una Fiat 500 che esplode. Tre di loro muoiono, due sono feriti. È stato un atto legato ad ambienti di estrema destra. E poi continua. 1973, 23 novembre, Marghera, seconda zona industriale, un aereo dei servizi segreti italiani, Argo 16. Dopo il decollo da Tessera cade di fronte alla palazzina direzionale dell'industria Montefibre. I quattro componenti dell'equipaggio muoiono. Si sarebbe trattato di un sabotaggio dei servizi segreti israeliani e si va avanti. 1974, 1977, 78, 79, 80. 1980. 29 gennaio, Mestre. Un comando delle Brigate Rosse uccide il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera, Sergio Gori, appena uscito dalla sua abitazione in Viale Garibaldi, nel centro della città. Era senza scorta.
stava per salire su una utilitaria per andare al lavoro. 1980, 12 maggio. Mestre, il vicequestore aggiunto Alfredo Albanese viene bloccato da un'auto mentre esce di casa in via Comerico. Via Comerico è in centro a Mestre, è una strada centrale del quartiere di Carpeneto. Ci sono due gruppi di brigatisti rossi, lo uccidono. Il commissario fa appena in tempo a reagire. Stava indagando sull'omicidio di Sergio Gori e sul delitto del macellaio Lino Sabbadin. Albanese era in collegamento col giudice Calogero e con il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1981, 20 maggio. Oggi. Mestre, un comando delle Brigate Rosse preleva dalla sua abitazione in via Milano il direttore del petrolchimico, l'ingegnere Giuseppe Taliercio. Trascorreranno 46 giorni per quel sequestro. L'ingegner Taliercio li trascorrerà in una tenda dentro la soffitta di un appartamento in una palazzina Tarcento, qui vicino, in Friuli Venezia Giulia. Ecco, io vi ho letto solo alcuni punti, alcuni cenni di queste cronache di piombo che sono alla fine del libro di Adriano Favaro e che ho cominciato dalla fine. Perché? Perché è importante sapere quello che era successo. Oggi abbiamo qui con noi la presentazione di questo libro. Ecco qui con noi Adriano Favaro. Buonasera Adriano. Ti presento, ho già detto che sei un mio collega, sei stato un mio capo, che hai fatto per molti anni, buonasera a te, che hai fatto per molti anni l'inviato speciale, il caporedattore al Gazzettino per la Cultura, per il Nord-Est, e hai scritto molti libri. Oggi ci regali queste cronache di piombo. Io una volta ad Adriano ho chiesto, quando ero una giovanissima cronista, come si viveva in quel periodo, perché a me da ragazzina, non dico ragazzina, però insomma quando si comincia a scrivere sembra che tutto sia nuovo, no? E che tutto sia, non dico scontato, però sia facile. Quando Adriano mi racconta... Avevi 20 anni come adesso. Certo, grazie. Come te, Adriano, come te. Però, a me incuriosiva la vita che lui aveva fatto all'epoca. E come Teresa. Certo. Comunque a me interessava, mi incuriosiva come si faceva il giornalista, come si poteva fare giornalista senza telefonino, senza la mail, senza tutte quelle comodità tecnologiche che oggi ti agevolano il lavoro, che rendono tutto più semplice e per certi versi sembra tutto più facile, no? Però mi interessava anche capire come si lavorava ai tempi del terrorismo. Io oggi vi posso raccontare come si lavora ai tempi del Covid. Sto seguendo la pandemia sanitaria e l'emergenza coronavirus dal 21 febbraio del 2020. Vi posso raccontare giorno per giorno che cosa è successo in questi 14-15 mesi. Però da cronista all'epoca chiesi ad Adriano Favaro: ma com'è che lavoravi quando c'era il terrorismo? Il mio era un interesse, se vogliamo, professionale, giornalistico, non umano. Ecco, quello che mi mancava e che ho capito leggendo il libro di Adriano Favaro era che veramente mi mancava un pezzettino. Ogni volta che c'era un delitto, ogni volta che c'era un fatto di cronaca, non c'era solo il titolo a 9 colonne, e all'epoca avevamo le 9 colonne sul giornale, non c'era solo lo strillone, non c'era solo l'apertura del telegiornale. C'erano dei drammi, c'erano dei dolori familiari, c'erano mogli che rimanevano, figli che restavano, fratelli, sorelle, genitori, mamme, papà. E restava sempre, e rimane per qualsiasi lutto, la domanda: perché? Perché è successo alla mia famiglia? Perché è successo tutto questo? Adriano Favaro nel suo libro fa fare la prefazione a Vittorio Rizzi. Vittorio Rizzi l'ho conosciuto quando era qui a Mestre e oggi è vice direttore generale della Polizia di Stato, è direttore centrale della Polizia Criminale, ma negli anni Ottanta, come vi dicevo, è stato capo della squadra mobile in Venezia. Quando Vittorio Rizzi è arrivato qui a Mestre ha cercato di capire cosa fosse successo negli anni 70-80 in questa città, che è stato un po' il fulcro
di quegli anni di pioggia. Ecco, a me nella prefazione che Vittorio Rizzi scrive, quello che mi ha colpito è quello che, lo virgoletto perché ha virgolettato, quello che commuove e disarma nel libro è la voce delle vittime, la dignità nel parlare del loro dolore. E allora, Livio Carrer l'ha già fatto, io lo rifaccio per correttezza, per educazione, ma anche perché mi fa molto piacere. Abbiamo qui con noi, con Adriano Favaro, che è l'autore di Cronache di Piombo, due dei testimoni che hanno scritto parole toccanti nel libro che stiamo per presentare. Teresa Frigione Albanese è la moglie del vicequestore aggiunto Alfredo Albanese, assassinato dalle Brigate Rosse il 12 maggio 1980, mentre stava uscendo di casa in via Comenico. Albanese stava indagando, come abbiamo detto prima, sulla morte di Sergio Gori, sul delitto del macellaio Lino Sabbadini. Teresa Frigione Albanese, quando morì suo marito, era incinta del figlio. Lei poi decise di chiamarlo come il marito, Alfredo. Il figlio non avrebbe mai conosciuto il papà. E da allora ha sempre testimoniato il ruolo, la figura del marito, ha partecipato a incontri, a dibattiti, a convegni in tutto il paese. E abbiamo qui con noi Cesare Taliercio. Cesare Taliercio aveva 18 anni quando, esattamente 40 anni fa, oggi, quel comando brigatista irruppe nella loro casa. Come la sorella, come la mamma, come il papà, venne legato, imbavagliato, venne steso a terra, riuscì a liberarsi, riuscì a dare l'allarme, ma il papà non c'era. A casa il papà non c'era più. Quando trovarono il corpo del papà, fu un mese e mezzo dopo il sequestro, fu fra il 5 e il 6 luglio del 1981 e lo trovarono vicino al capannone del petrolchimico di Martello. Io ringrazio entrambi, Teresa Frigione Albanese, Cesare Taliercio, di essere qui. Grazie. Adriano Favaro, vengo a te. Allora, tu nel libro fai una sorta di finzione letteraria e parli di Michele, un bambino che negli anni Ottanta è a una finestra e assiste a un delitto. Vede succedere qualcosa, non capisce cos'è, un delitto, qualcuno spara, un uomo cade a terra, degli uomini che corrono, eccetera. Quel Michele, quando diventa grande, vuole spiegare a sua figlia, Maria, che cosa sono stati gli anni di piombo. E allora che cosa fa? Come può spiegare? Incarica un cronista, che poi sei tu, quindi questa finzione è io scrivo e poi alla fine sono io, perché tu quegli anni li seguisti in primissima persona. C'è una cosa, Adriano, che mi ha colpito, cioè, tra le tante cose, tu fai tante citazioni, però ce n'è una che secondo me è molto appropriata ed è quella del sociologo americano MacDonald. Tu scrivi, io non lo conoscevo, che è datata 1945. MacDonald scrive, è una gran cosa essere capaci di vedere quello che si ha sotto il proprio naso. Ti chiedo, quanto poco si era capito o quanto si era capito all'epoca? Grazie Alda, io credo che la frase valga ancora adesso, chissà per quanti anni varrà, soprattutto per quanto riguarda il problema del brigatismo, problema irrisolto nel nostro paese. Alla fine di aprile si scopre che il Ministero degli Interni francese arresta un gruppo di ex terroristi, la parola ex la pronunciano in tanti, qualcuno non la vuole sentire, di terroristi basta, erano fuggiti dall'Italia in Francia e riesplode tutto, come non fossero passati 40 anni, come non fosse successo niente, perché l'Italia è così, perché è un paese stranissimo, è un paese che ha accolto i terrorismi di mezzo mondo, ha evitato di essere in conflitto soprattutto con il Medio Oriente e ha accettato cose che altri paesi non avrebbero mai accettato. Insomma, questo si chiama Lodo Moro ed è un patto scritto, detto, raccontato, vissuto e patito da tantissimi uomini e donne di questo paese. Caro terrorista palestinese, attraverso l'Italia fai quello che vuoi, non dare fastidio a me. E questo succede. Succede anche adesso, non abbiamo mai avuto alcun grande attentato terroristico
arabo, per esempio, o palestinese, o di, che sono della dimensione islamica. Attenzione, la parola terrorista adesso la definiamo solamente come fossero solo gli orientali. Allora erano terroristi i figli di ministri del governo italiano, erano terroristi ragazzi che uscivano dall'Azione Cattolica, erano terroristi uomini e donne giovanissimi che arrivano da un mondo che volevano cambiare. Mara Kagol vuole sposare in chiesa Curcio, non vuole convivere e basta. Ci sono delle dimensioni incredibili. Cosa accade? Che quel racconto di questi 40 anni, che io ho riscritto come fosse una cronaca del presente, non è mai stato finito e ha colpito inesorabilmente le cronache. Nelle cronache, le vite delle persone che hanno avuto i loro parenti, che continuiamo, e vorrei che si usasse questo termine, a chiamare testimoni e non vittime, testimoni della civiltà di questo mondo, della civiltà italiana, che ancora continua a essere importante. Bene, loro sono stati dimenticati. Sì, se andate nel vastissimo repertorio bibliografico del mondo del terrorismo italiano, trovate uno, forse due libri dove parlano le vittime. Gli altri sono stampati e firmati quasi tutti, molti, non tutti ma molti, nome degli ex brigatisti. Per loro è stato finissimo raccontare, dire, interpretare, tanto che Petrella, che è stata arrestata e poi rilasciata poco tempo fa a Parigi, ha detto: ma in fondo cosa si lamentano queste vittime? Abbiamo anche noi avuto le nostre vittime, come fosse una guerra pari. La gente si trovava di fronte a una pistola di un terrorista e guardava, e non si può dimenticare la disparità e non si può non ricordare che cosa è successo. Cioè, persone che lavoravano e venivano, attenzione, hanno sparato a Moro alla fine, ma solo a un grande statista, perché era quello che stava facendo un lavoro che non piaceva ai brigatisti e a tantissimi altri. Poi hanno sparato i quadri intermedi. A chi? A chi teneva in piedi il rapporto tra un'Italia difficile, uscita da un fascismo dove per poter restare in piedi tutti o quasi tutti i prefetti, i questori e i vicequestori avevano avuto una tasca, una tessera fascista, e fino a Piazza Fontana ci sarà questa tensione. E dopo il mondo del 68, il mondo dove c'è una vera rivoluzione. A Marghera arrivano dei brigatisti negli anni 70, non riescono a fare quasi niente, scappano, uno per poco lo prendono, e poi ritornano quando credono di poter fare qualcosa. Ammazzano, uccidono, ma non combinano assolutamente niente di concreto, nel senso che gli operai negano questo tipo di rapporto. Però la storia non finisce con questo. Io ho voluto riprendere i fili di questa storia e dire, consegnare alla memoria di persone, lo ha detto Teresa Albanese, non l'ho detto io, che più facilmente conoscono il mondo intero, ma non sanno perché il Palazzo Taliercio si chiami Taliercio, il parco si chiami Albanese e ci sia una via Sergio Gori. Io ho girato il Veneto in cerca di questi altri nomi, di questi nomi legati ad altre vie. C'è una via Gori, un industriale albanese da qualche altra parte, e Taliercio quasi scomparso. Era veramente desolante vedere come questa regione, che è stata massacrata, in termini concreti veri, nel libro c'è una storia brevissima, ma ci sono stati 600 attentati in pochissimi mesi, sedi industriali. Ho incontrato Albanese, mi ricordo, una sera quando un artificiere è esploso perché stava disinnescando una bomba, era dicembre e nevicava. Ed è successo tutto questo. E i signori che lavorano in una copisteria qua sotto mi dicono, che hanno visto il libro, dicono: ma noi non sapevamo, hanno 50 anni, vuol dire che in una generazione, in due generazioni scompaiono tutte queste cose. Per cui dico, forse Mestre dovrebbe fare un segno, e lancio a te, Alda, e agli altri che vogliono ritornare a discutere. Beh, ci sono due persone che sono dovute andarsene da questa città: Barbara Gori, la figlia di Senese, non potevano più stare a Mestre. Potessero diventare cittadine onorarie di Mestre, forse comincerebbe una riappacificazione. Aspetta.
Alda, credo che c'è stato un problema. C'è stato un problema nel collegamento con Adriano, che è sparito. Ci stava raccontando però di come lui abbia girato il Veneto alla ricerca di strade, di palazzi, di edifici intitolati alla memoria delle persone che sono state uccise, massacrate dalle Brigate Rosse. Io devo dire che leggendo il libro ho trovato delle cose che non conoscevo. Ad esempio, il mio paese, io non sono mestrina, io sono mestrina di adozione, ho scoperto che nel mio paese dove sono cresciuta da bambina hanno intitolato una strada in una frazione e un'altra ancora a Adriano. Ci abbiamo, abbi pazienza un secondo, poi ti restituisco la linea. Hanno intitolato delle strade, dei vicoli, delle piazze a persone che sono state oggetto, sono state vittime del terrorismo negli anni 80. E io questo non lo sapevo, mi ha fatto molto piacere leggerlo nel libro di Adriano Favaro, e quindi ho capito che il sentimento da parte delle amministrazioni comunali non è mancato. Certo, manca la conoscenza, però Adriano, alla fine i libri servono a questo, cioè è inutile dire mai i mestrini che hanno oggi 50 anni non sanno, è vero che non sanno, ma se non ci sei tu che glielo scrivi, che sei stato testimone in prima persona, come potrebbero saperlo? I libri di scuola, l'educazione scolastica, è già tanto che arrivi alla fine della terza guerra mondiale, figuriamoci se può arrivare alla guerra fredda e agli anni che abbiamo vissuto, io da bambina, da grande cronista, finora. Quindi se voi che li avete vissuti in prima persona non ci raccontate quello che è successo, se voi Teresa Frigione Albanese, se voi Cesare Pagliercio, se siete parte in causa, nel senso che la vostra famiglia è stata colpita, ma se voi non ce le raccontate queste cose, i giovani come faranno a saperle? Quindi secondo me è un merito che tu Adriano l'abbia scritto, che i testimoni siano qui a raccontarlo e che ci sia la possibilità di ricordare cosa è successo. Poi veniamo anche a un altro punto: ricordare per ricordare o ricordare anche per evitare, però lo affrontiamo dopo. Adriano, ti chiedo un'altra cosa, e quindi introduco un po' il tema che avrà come protagonisti i due ospiti di questa sera. La parte centrale del tuo libro, al di là della ricostruzione storica, che è non è una ricostruzione solo di storia, ma è cronachistica, cioè è come se tu dovessi scrivere come se tu avessi scritto un articolo. Chi, cosa, dove, come, quando, perché. Ecco, forse il perché non l'avevi e non ce l'avevamo nessuno di noi, e non ce l'abbiamo forse neanche il perché. Cioè perché la gente si armava in nome di un ideale, quale ideale, e andava ad ammazzare e diceva che era giusto ammazzare. Cioè il perché secondo me rimane alla fine di tutto centrale. Però il chi, come, dove, quello sei riuscito a ricostruirlo. Ed è la prima parte del libro, questa lunghissima cronologia di una scia di sangue, di piombo. Io parlavo con Cesare Taliarcio alcuni giorni fa, quando abbiamo fatto una prova per questo collegamento, e cercavamo di capire se si riusciva in maniera, visto che siamo tutti a distanza, se si riusciva a fare questo incontro a distanza, e gli dicevo, io di quegli anni ero alle medie e poi ai primi anni delle superiori, io quegli anni li ricordo come grigi, cioè esattamente grigio come il piombo. Quando tutti nella definizione comune diventò anni di piombo, non c'è solo il piombo delle pallottole, era tutto permeato di piombo. Io nei miei ricordi di ragazzina, io ricordo gli anni tesi, cupi, carichi di tensione. Non so se fosse una cosa che noi ragazzini percepivamo dalle famiglie, se fosse una cosa che percepivamo dalla società, però io le ricordo così, quegli anni là, grigi, senza colori. Allora, tu la parte centrale del libro la dedichi alle parole dei testimoni e scrivi. Leggo, se è finita quella, e riassumo perché non è che tu sia tanto sintetico, ogni tanto ti lascio andare, se è finita quella cronaca che aveva spesso l'odore acre del fumo e il rumore delle cariche di polizia e carabinieri per le strade in piazza Ferretto, se sono finiti i tonfi dei dadi per bulloni tirati contro forze dell'ordine, fotografi, giornalisti, dagli autonomi e dagli ultras, se non si vedono più i segni delle esplosioni, restano però le voci e i silenzi di molti esseri umani
feriti. Tu ne hai intervistati, o meglio, tu hai dato la parola a molti di quei testimoni: Barbara Gori, Maria Grazia Silvestri, Teresa Frigione Albanese, Cesare Taliercio, Antonio Taliercio, e poi altri testimoni: Riccardo Bosio, Luigi Francesco Ruffato, Antonio Toni Palmosi, Sergio Boscarato, Giuseppe Sarti, Carlo Nordio. La voce di chi ha pagato il prezzo, questo l'hai titolato tu nel libro. Ti chiedo questo, prima di dare la parola a loro: è stato difficile convincerli, soprattutto è stato difficile convincere i familiari delle vittime a scrivere in questo libro? Adriano, mi senti? Non è facile risponderti. Sì, ti sento bene. Voi mi dite, sì? Allora, non è facile rispondere, perché io ho avuto un rapporto con molte di queste persone fin da subito dopo, quando sono caduti i fatti. Io ricordo Teresa nel 1982 con un bimbo piccolo in braccio di fronte alla scuola media Giulio Cesare, vicino al Corso del Popolo, e un signore che si chiamava Stanislao Nievo, pronipote del Nievo, che ha fatto una della storia delle nostre antologie. E quindi fin dai primi momenti abbiamo fatto dei passi assieme, passi molto difficili per un cronista, perché non conosci mai i confini tra quello che sai, che puoi dire, e quindi ti viene voglia di non raccontare più niente, di tenerlo per te. Forse un po' questo libro è stato un'uscita collettiva per dire: siamo stati questi e siamo diventati anche questi. Il libro è una maturazione di dolori, di sofferenze, ma anche di liberazioni. Barbara Gori era convinta di essere una persona che non poteva avere la dignità come le altre, perché era figlia di uno ucciso dalle Brigate Rosse, e per 15 anni questa bimbetta gli è stata negata la storia di quei fatti, e naturalmente tutto quello che si era detto per televisione, radio, giornali, eccetera, lei non lo sapeva. Era scoperto attraverso la volontà di Mestre di non dimenticare. Devo dire che qualcuno ha, come dire, non avrei avuto voglia di ritornare a parlare con qualcuno, perché so che alla fine peschi memorie infanti, rendi solido con la città dove vivi e con le altre persone la tua presenza, ma rievochi inesorabilmente anche altri episodi di fatica che non si sciolgono, non si scioglieranno mai. Alla fine tutti abbiamo ricordato e continuiamo a ricordare le parole della moglie di Giuseppe Taliercio, che mi disse, perché io andavo in casa Taliercio non di un giorno sì, un giorno no, per quei 46, ma tantissime volte ogni settimana. Bene, dice: verrà un giorno, se sarò viva, fra 10 anni, che qualcuno verrà a chiedermi perdono. I giornali un po' confusi e forse avvolti nell'ombra di questa cosa che la famiglia Bachelet, subito dopo l'omicidio del padre, aveva perdoniamo gli assassini, ho detto anche Taliercio perdonalo. Venirmi a chiedere perdono è una frase differente, diversa. Voleva dire costruire un percorso che poi è avvenuto. Anche io sono convinto, e finisco, che tutto quello che i terroristi hanno chiesto di perdono possa tranquillamente non essere vero. Il loro forma di pentirsi non escludo niente, qualcuno lo sarà stato davvero. Con qualche turista sono stato a pranzo, non mi hanno impressionato molto. Valeva per non restare in carcere. Devo dire che il cinismo che abbiamo visto nei terroristi o ex terroristi in Francia di adesso permane. Grazie Adriano. Io passo la parola a due dei protagonisti di questo incontro, che ringrazio nuovamente per aver accettato, per aver testimoniato nel libro di Adriano Favaro, e poi per essere qui. Ci sono due cose, non ci sono delle domande che voglio porre, però le voglio porre, cioè, quello che vi leggo è quello che loro hanno scritto. Teresa Albanese Frigione: mi domando perché siano morti mio marito e centinaia di altre persone che hanno creduto nello Stato. Cesare Taliercio: penso che l'uccisione di papà, dal punto di vista politico, sia stato il più grande errore che i brigatisti potessero fare. Ancora mi chiedo perché sia morto.
Teresa Albanese Frigione, buonasera, benvenuta. Lei ha detto che al piccolo Alfredo, suo figlio, che non ha mai conosciuto il papà perché lei era incinta quando ammazzarono suo marito, non ha mai insegnato l'odio, non ha mai insegnato il rancore, ma ha insegnato invece il rispetto per la giustizia e gli ha sempre ricordato la figura del papà. Lei nel libro ricorda, scrive una testimonianza e per quanto mi riguarda mi ha lasciato senza fiato. Mi hanno colpito 5 parole ed è quando racconta che dopo la grazia che è stata concessa dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro a Marinella Ventura, Marinella Ventura fu condannata per gli omicidi di Gori e di Albanese, suo figlio Alfredo mandò una lettera al Capo dello Stato, la mandò anche ai giornali, quindi divenne pubblica, e scrisse suo figlio: il Natale, caro Presidente, io non ho mai potuto festeggiarlo con mio papà. Le 5 parole del suo racconto, della sua testimonianza che mi hanno colpito sono le seguenti: ma la politica non reagì. Signora Albanese Frigione, che cosa avrebbe dovuto fare la politica? Ma io, diciamo, ho sempre, proprio perché il bimbo piccolo, per i bambini piccoli, la certezza della pena è molto importante. Ho raccontato sempre a mio figlio, il papà, quando ho cominciato a chiedermi del papà, il papà faceva un lavoro pericoloso che ha dato fastidio ad alcune persone cattive della società, però la società li ha puniti. E quando dopo 6 anni o dopo 7 anni sono stati scarcerati una brigatista e un brigatista. La brigatista è quella che poi aveva sparato il maggior numero di colpi a mio marito, però si è dichiarata pentita e aveva avuto 13 anni di pena. E, avendo scontato 2/3 della pena, poi è uscita dopo 6 anni. Per l'altro brigatista che aveva anche ammazzato Gori oltre che a mio marito erano stati dati 16 anni, quindi lui è uscito dopo 7 anni. In quel periodo si cominciò tanto a parlare in televisione, nella società, di perdono, così. Io ho sempre protetto mio figlio da questi discorsi proprio in virtù della certezza della pena e ci sono riuscita. Ma quando nel 97 mio figlio aveva 17 anni e c'è stata questa grazia da parte del presidente Scalfaro, non ero più in grado di proteggere mio figlio, perché a 17 anni era anche autonomo nella lettura dei giornali e tutto quanto. Lui ha avuto questa reazione, ha scritto, lui come anche altri, per esempio mi ricordo il figlio del maresciallo Berardi, anche lui vittima delle Brigate Rosse. Però non c'è stata nessuna reazione, nessuna risposta, come dicevo, niente di niente. E mi ricordo che la signora Giorgeri è andata ancora peggio, perché lei ha imparato dai giornali che il presidente Cossiga era stato testimone di nozze di un assassino di suo marito. Quindi la signora Giorgeri aveva detto: ma come mai, lei ha pianto con me ai funerali di mio marito? E poi la risposta del presidente Cossiga è stata: io durante il mio tempo libero sono libero di fare quello che voglio. Quindi, se vogliamo, la signora Giorgeri è andata ancora peggio di noi. Che dire? Questa è l'Italia. Sono dei momenti, questi sono, ne abbiamo, io sono in contatto con tanti familiari e di questi episodi ne sono successi tanti e sono, gli sentimenti nostri sono comuni, perché sono questi momenti in cui ci si sente veramente lasciati soli, quasi di stare quasi dalla parte sbagliata e di non essere invece protetti, garantiti da quello stato per cui i nostri sono morti. E questi sono sentimenti di delusione che ci accompagnano.
Signora Teresa Fregione Albanese, quello che lei ha appena detto colpisce al cuore ancora di più di quello che lei ha scritto, cioè il sentimento, la sensazione di stare dalla parte sbagliata, quando assolutamente non è così e non ci si dovrebbe sentire in queste condizioni, assolutamente. Quindi c'è una profonda solidarietà per le persone che come lei possono aver provato questo sentimento. Cesare Taliercio, per lei è una giornata ancora più difficile forse, perché c'è un anniversario molto forte che è il quarantennale. Nel libro di Adriano Favaro c'è la sua testimonianza e lei ripercorre quel 20 maggio, e cioè oggi, 40 anni fa. Scrive, leggo, eravamo a tavola, papà, mamma, Bianca e io, in cucina. Suonarono alla porta, la mamma aprì. Io stavo seduto di fronte a mio padre e sentii mamma dire, Pino, ci sono dei finanzieri per te. Allora mio padre chinò la testa, poi la alzò, capì. Sapeva che i finanzieri non arrivano alle 13 a casa. Ci legarono, ci bloccarono, facendoci stendere sul pavimento, sulle labbra del nastro adesivo. Papà l'avevano portato in salotto. Ho saputo dagli atti giudiziari che due di quelli che sono venuti si sono fatti una pasta asciutta. Non riesco a credere che si siano cucinati della pasta. Cesare Taliercio racconta i giorni seguenti nella testimonianza che viene pubblicata nel libro Cronache di Piombo. Racconta le rivendicazioni che susseguirono, i comunicati, l'attesa. L'attesa dei familiari, dei figli che aspettavano che papà tornasse a casa. E il fatto che a voi, alla famiglia, fosse stato imposto il silenzio. Lei scrive, con i brigatisti lo Stato non trattava. Sono qui a chiedermi ancora come sarebbe stata la reazione davanti a una protesta per un padre di famiglia rapito. In quei momenti ho sentito che mio padre era abbandonato. Cesare Taliercio lo pensa ancora oggi? Ma diciamo, adesso faccio un po' memoria di quello che è stato quel giorno. E probabilmente adesso stavo rientrando dalla questura, dove avevamo visto degli identikit e avevamo segnalato alcuni uomini, e mi pare di ricordare che avevano già individuato alcuni dei protagonisti che erano intervenuti in casa mia. Le azioni delle Brigate Rosse in quegli anni o c'erano delle gambizzazioni oppure ammazzavano per strada, come è successo ad Albanese e a Gori, e in altri casi invece sequestravano le persone. A quel punto quindi con il sequestro si apriva una possibile trattativa e la speranza di un possibile esito positivo, visto che non l'avevano ucciso per strada. Ovviamente mio padre sapeva di essere in una situazione difficile, le tensioni c'erano, la Montedison aveva al suo interno simpatizzanti, gente che veniva da Padova, di Autonomia, quindi era un periodo estremamente difficile l'attività lavorativa di mio padre. E quello che comunque ci ha sorretti in quei 47 giorni di sequestro sono stati la speranza del ritorno, quindi la gioia di riunirsi. Il sentimento che ho maturato, l'ho maturato qualche anno dopo, del fatto di cosa sarebbe potuto succedere se noi come famiglia ci fossimo esposti di più e avessimo fatto delle azioni, delle proteste, per fare in modo che venisse fuori la nostra storia. Perché Favaro può ricordare che del sequestro di mio padre giornalmente, anche all'uscita di comunicati tremendi come la sua condanna a morte, uscivano dei trafiletti magari nemmeno messi in evidenza. E quindi sono stati 47 giorni alla ricerca di un aiuto.
e questo ricordare che continuamente ci dicevano di stare calmi, di non preoccuparci, che le cose potevano essere, che si sarebbero risolte, mi è tornato anni dopo, non nell'immediato o nel presente. Quindi questo nostro tentativo di portare, di avere un audience, di portare la nostra disperazione, abbiamo cercato di farla nei nostri limiti. E quindi ci sono stati, abbiamo cercato, come aveva fatto a gennaio dello stesso anno la figlia di Giovanni D'Urso, un altro rapito dalle Brigate Rosse, che però è stato liberato, che aveva utilizzato dei canali RAI, un canale RAI autogestito dai radicali, per poter fare un appello e diffondere e probabilmente fare propaganda, a quel tempo si diceva così, propaganda alle Brigate Rosse. Probabilmente quella storia, la storia di Gori, ha irrigidito moltissimo lo Stato, e da quel punto ha indetto un silenzio stampa totale, e noi non riuscivamo in alcun modo ad accedere ai mezzi di comunicazione. Solo, come ricordo sempre, Radio Radicale ci permetteva di lanciare degli appelli che sono ancora in rete, che possono essere ascoltati. E lì mi coglie sempre di sorpresa la quasi serenità con cui mia mamma e mia sorella parlavano e chiedevano aiuto e chiedevano clemenza da parte delle Brigate Rosse. L'unico appello che riuscimmo a fare su una televisione fu per Canale 5, dove mia sorella Bianca riuscì a esprimere la sua, fece un appello prevalentemente umanitario, cioè di chiedere la liberazione di un padre di famiglia. Quindi, cosa dire, avremmo potuto fare qualcosa noi, forse avrebbero potuto fare qualcosa anche altri, ai vari livelli di responsabilità, ovviamente per primi chi l'aveva rapito e chi poi l'ha ucciso, ma anche tutta quella coltre di fiancheggiatori, di simpatizzanti, di amici, che in quegli anni vedevano le azioni delle Brigate Rosse. Poi ovviamente dopo, quando c'è il sangue, quando c'è la disperazione di chi soffre per la morte di un familiare, ovviamente tutti si riflette su quello che è stato. Però il fatto è di non arrivare al dopo, ma di riuscire a decidere prima da che parte stare. E quindi non solo noi, dico, cosa avremmo potuto fare se sarebbe stato diverso, anche se con sei con in mano si fa la storia. Nella coscienza di chi ha vissuto quegli anni, spero che sia maturata quel senso di un po' di sofferenza per quello che è stato fatto. Voi siete qui oggi per la presentazione del libro di Adriano Favaro, ma non è la vostra prima volta in pubblico. Voi partecipate spesso, comunque non vi sottraete. Teresa Albanese Frigione, le chiedo, visto che lei gira l'Italia da anni per testimoniare il lavoro e la memoria del marito, quanto è importante continuare a raccontare? Abbiamo detto prima che molti non sanno, non soltanto i ragazzi, ma anche i cinquantenni. E capita spessissimo di trovare gente che non sa niente, anche là dove ci sono il parco, il palazzetto dello sport. Io mi ricordo, c'è stato un convegno è stato chiesto a noi di leggere, di fare una testimonianza. Poi ho letto sul gazzettino che una ragazza ha detto, ma pensavo, perché era un convegno
rivolto agli studenti. Questa ragazza ha intervistato, ha detto: io pensavo che il terrorismo fossero solo le torri gemelle, non sapevo, quando ho sentito la testimonianza della signora albanese ho capito che il terrorismo l'abbiamo vissuto anche noi. E una giornalista mi chiedeva: signora, come mai? Io mi sono data questa spiegazione. A scuola, come dicevamo prima, i programmi scolastici non assolutamente, sì e no, arrivano alla Seconda Guerra Mondiale, quindi le famiglie hanno rimosso, perché sono stati anni veramente terribili. Ogni giorno c'era un attentato, c'era un morto, un gambizzato, si aveva paura perfino del vicino di casa, perché potevamo sospettare di tutti, per cui la gente ha rimosso. Quindi c'è stato il silenzio. Naturalmente noi familiari, come dicevo prima, tanti di noi, quando abbiamo visto le librerie piene di libri scritti dai terroristi, quando li abbiamo visti in televisione a raccontare loro la storia, allora abbiamo deciso che forse la storia va raccontata anche da noi. Per cui ho vinto la mia timidezza giovanile e ho cominciato a raccontare, anche perché i ragazzi devono costruire un futuro e non devono ripetere gli errori del passato, ma se non li conoscono gli errori del passato non possono sicuramente evitarli. A me è rimasto impresso il racconto della signora Coco, che era stata invitata in una trasmissione televisiva e insieme ad altri terroristi. Lei aveva detto che non accettava, e il giornalista che l'aveva contattata aveva detto: ma sa, dice, i terroristi fanno audience, per cui lei ha detto: va bene, allora invitate solo terroristi, io mi rifiuto. E è stato detto: ma questi, i terroristi sono pezzi di storia, questo è tutto dire. Quindi c'è stato anche da parte dei media una volontà di coprire di nascondere determinate verità, per cui adesso tocca a noi anche raccontare. E grazie anche a questi libri che vengono fuori, grazie ad Adriano, naturalmente è la storia del terrorismo che viene fuori, al di là della singola persona, della singola vittima. È giusto che i ragazzi conoscano quel periodo storico. Guardi, signora Danese, lei ha sentito un ritorno in cuffia. Lei ha ragione, perché effettivamente a distanza di tanti anni Albanese oggi per molti ragazzi è il parco, Taliercio oggi è il palasport, Gori è una strada. Poi ci sono tantissimi nomi, cioè voglio dire, anche via Cavour, dietro a Cavour c'è il nome di uno statista, Garibaldi, eccetera. Solo che Cavour e Garibaldi li impariamo sui libri di scuola. Albanese, Taliercio, Gori ed altri, intanto che non ci sono i libri di storia, è bene che ci siano i libri di giornalisti, come il collega Adriano Favaro, che li racconti. Ed è bene che ci siate voi a raccontare l'altra parte, che non è solo quella di chi aveva in mano una pistola, un revolver, un mitra che sparava, ma anche la parte di chi rimaneva ferito. Cesare Taliercio, lei un po' come la signora Albanese si è ritrovato a raccontare quello che è capitato alla vostra famiglia, con una differenza: che prima di lei ci ha pensato la mamma. Poi a un certo punto la sua mamma ha detto: e beh ragazzi, adesso tocca a voi raccontare quello che è successo. E quindi ci hanno pensato anche i figli. Nella testimonianza che lei scrive nel libro di Adriano Favaro, a un certo punto annota queste parole che mi hanno colpito, perché è un po' il perché, che non è solo il perché è capitato alla mia famiglia, perché è capitato a mio marito, perché a mio papà, è anche un perché generale: perché c'è stato il terrorismo, perché a un certo punto c'è gente che spara e ammazza. E lei, Cesare Taliercio, scrive: occorre capire cosa porti più persone ad abbracciare una ideologia, a essere così condizionate fino ad arrivare ad annientare se stessi per quella ideologia.
Lo dico perché ora non riesco a capire questi rigurgiti di odio verso gli ebrei. Adesso non ci sono più i brigatisti, ma c'è anche chi inneggia ancora Hitler, chi fa il saluto romano e ha solo 20 anni. Non riesco a capire da un punto di vista psicologico come possono accadere queste cose. Ecco Cesare Taliercio, le chiedo perché allora è importante raccontare e in quale prospettiva? Ma per noi sono ricordi dolorosi, quindi noi raccontiamo e cerchiamo di raccontare per creare una memoria. Ovviamente la memoria perde quell'aspetto umano, quell'aspetto di sentimento che il ricordo ti porta ad avere e a esprimere. Quindi quello che è importante nel ricordare e nel creare memoria è quello di evitare gli errori che sono stati fatti nel passato. Sono stati fatti molti errori a vari livelli. Ovviamente i primi responsabili sono quelli che hanno imbracciato le armi nell'assurdo tentativo incomprensibile di riuscire a creare una società migliore creando disperazione e spargendo sangue. Quindi è questo, eravamo e siamo in una società democratica, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, ma eravamo e siamo in una democrazia. E pensare di cambiare le cose, ammazzando per strada, ammazzando alle spalle, ammazzando dopo 47 giorni di prigionia, nell'ottica di riuscire poi a cosa? A creare la rivoluzione e a portare a un mondo più giusto, a vivere in una società più disumana probabilmente, perché per come ci si è arrivati. E in quegli anni, quello che succede ancora adesso, quello che mi piacerebbe venisse fuori era anche non solo l'aspetto della società nel suo insieme, ma anche la parte dei cosiddetti intellettuali, che in qualche maniera vedevano con una certa indulgenza quel tipo di protesta e quel tipo di ribellione e quegli atti. Non dimentichiamo il linciaggio mediatico che ha subito il commissario Calabresi per un anno prima poi di essere ucciso. Quindi quello che voglio nella mia memoria è quello di ricordare a dei ragazzi, e non sono sulle ragazze di 18 anni che non sono che ovviamente non possono avere memoria di quel periodo, ma molti dei loro genitori non hanno memoria perché o erano troppo piccoli o non erano ancora nati. Creare una memoria che porti a ripudiare in qualsiasi forma, da qualsiasi parte politica, destra, sinistra, anarchica, da qualsiasi parte venga, la violenza. La violenza non porta altro che morte e disperazione. Quindi in un mondo civile, ora, è questo che dovrebbe venire fuori. E dovrebbe esserci, per queste persone che si sono macchiati di questi atti, non il fatto di non farli parlare, ma il fatto di considerarli delle persone che hanno fatto del male e devono in qualche maniera essere messe di fronte alle loro responsabilità. Grazie Cesare. Concludo con Adriano Favaro. Adriano, tu nel libro ripubblichi un testo del 2001, che sembra ieri ma sono passati 20 anni, che hai ritrovato per vie traverse. E in quel testo, a un certo punto, chiedi chi è che ha paura di quei giorni adesso? Sono passati 40 e passa anni. Ti chiedo chi ha paura adesso? Tutti quelli che avevano l'Eskimo, Clark,
le Molotov le avevano imparate a fare il cortile di casa o in qualche garage e hanno la villa a Cortina ora. Vale a dire, Cesare ha messo il dito su un'operazione molto importante. C'è stata una grandissima quantità di persone che sono state a guardare con soddisfazione quello che stava accadendo, non distinguendo l'ideologia politica, la forza e anche qualche volta la violenza di alcune azioni ideologiche con poi i risultati che volevano dire gambizzazione, soppressione di altre persone per un delirio difficile da spiegare. Quando venne chiesto, lo ha fatto Zavoli in quel bellissimo lavoro televisivo ancora visibile e nel libro La notte della pubblica, a un brigatista: voi che progetti avevate, che cosa volevate dopo? E questo rispose: ma sa, io ho solo sentito un brigatista che dice mi ci vorranno molti anni per vedere milioni di persone, dovremo fare come Pol Pot, un leader orientale cambogiano, eliminare tutti i cattivi. Uso la parola cattivi perché loro si consideravano una serie di divinità del bene contro il male che vedevano. Ma la stessa cosa ha fatto in un lavoro di Raffaella Cortese, che è una regista Rai, al quale ha partecipato anche Cesare, che ricordava l'alba del 47° giorno, quando intervistò Francescutti, che era quello vestito da finanziere, che è uno dei carcerieri di Taliercio. Disse, ma voi che cosa domandavate? Dice, ma noi eravamo in difficoltà perché nessuno di noi era mai stato in una fabbrica e Giuseppe Taliercio si dava delle risposte tecniche che noi non capivamo. Ecco, la persona, le persone che volevano farsi interpreti di un'azione rivoluzionaria, ma potremmo anche dire realmente liberatoria delle difficoltà, dei disagi, e c'erano molti problemi: inquinamento, cassa integrazione, licenziamenti, era una società difficile, equilibrio. Non avevano mai visto il mondo del lavoro che loro volevano, tra virgolette, liberare. Credo che questo paradosso qualche volta insista ancora e viva dentro molti uomini della vita. Fare, parlare, avere azioni senza davvero sapere di che cosa ha bisogno la gente, perché soffre e come organizzarsi nell'ascolto. Ecco, quando un brigatista o ex brigatista ha ascoltato, e sono stati pochissimi, forse ha capito. E molte volte, ed è per questo che nasce quel libro, le voci di chi ancora può parlare non sono ascoltate. Io nell'exergo del libro scrivo una frase di Leo Longanesi che mi ha colpito da tanto tempo: quando potremmo dire tutta la verità non ce la ricorderemo più, e allora bisogna dirla quando la ricordiamo, anche se dentro la frase è che forse tutta non potremo mai raccontarla. E questa è una delle angosce del nostro vivere da umani. Però civilmente bisogna fare ogni sforzo per ricordare. È vero, tu dicevi, nessuno lo insegna a scuola, ma noi, la nostra generazione, è vissuto con un padre, una nonna, uno zio che era stato in guerra, e mio zio è tornato dopo 2 anni alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era uno spettro. Abbiamo sempre sentito parlare di partigiani, resistenza, violenze, guerriglie, eccetera. E le abbiamo percepite queste cose. Io personalmente ho giocato sul terraglio, sul buche fatte dalle bombe dei bombardamenti, quindi ho visto una fetta della guerra e ho visto anche questa seconda guerra non dichiarata del post-guerra, che qualcuno vuole dimenticare. Ma chi si ricorda di una barca che parte dal Libano piena di armi e arriva a Campalto, a Quarto d'Altino, con tonnellate di vite per tutte le bande terroristiche europee? Chi si ricorda di Argo 16, aereo italiano che portava i brigatisti palestinesi in patria, fatto cadere dal Mossad israeliano sopra il Monte Fibre e Porto Marghera? Poteva capitare un disastro, esplodere tutta la zona industriale. Tutte cose dimenticate, eppure sono le cose che hanno formato il nostro presente. Non saperle significa capire un po' meno quello che siamo adesso. Grazie Adriano, ed è effettivamente così. Io concludo questo incontro ringraziando Lido Carrara del Museo del Novecento per l'ospitalità di oggi, Teresa Frigione Albanese, Cesare Taliercio, Adriano Favaro.
con le parole del libro che Adriano Favaro ha pubblicato per Nuova Dimensione, Cronache di Piombo, e le parole sono queste. Abbiamo un obbligo, quello di far sapere cosa è accaduto. Lasciare 40 anni di vuoto, non saperne niente, mi pare incredibile. Il 2000 ha le sue radici in quel tempo. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e grazie a voi che avete partecipato. Buona serata. Grazie mille a tutti. A nome di M9 ringrazio davvero anche Aldavanzan che è stata perfetta, abbiamo rispettato i tempi. Spero che abbiate capito che questa è la missione di M9, come dire, dare la voce e far capire, far conoscere la storia a tutti. Grazie mille, ci vediamo se vorrete il 9 di giugno in auditorium, in presenza finalmente. Adriano, tu sei della partita, mi raccomando. E grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buonasera.